Programmare l'invio delle mail con Gmail. Cari amici e cari amiche da Andrea Ciraulo, ben trovati e ben trovate su Fare Smart. Eh sì, perché non tutti sanno che da un po' di tempo a questa parte Gmail ha finalmente introdotto la possibilità di posticipare, di ritardare, di programmare l'invio delle mail. E allora alcuni di voi potrebbero chiedersi, sì vabbè, ma io cosa me ne faccio di questa funzionalità? Nel momento in cui ho pronta la mia mail, io clicco il tasto invia e la mail viene inviata. Il bello della comunicazione asincrona è proprio il fatto che la persona che riceve poi la leggerà quando vorrà. Questo è vero, ma non so se anche voi è capitato spesso di lasciare magari delle bozze, delle mail in bozza, in attesa del momento giusto per poterle inviare. E sì, perché a volte succede. Per esempio perché non vogliamo disturbare un collega nel weekend, oppure in orario serale con delle questioni lavorative. Oppure cosa che io trovo utilissima perché non vogliamo innescare la cascata di botte e risposta. La mail non è molto comoda, oggi non è più uno strumento efficace per fare il botta e risposta, perché per quelle cose lì ci sono strumenti come Telegram che funzionano molto meglio. E allora tante volte si innescano quei meccanismi del ti rispondo, tu mi rispondi, io ti rispondo, tu mi rispondi, e poi si rischia di perdere magari la giornata a rispondere alle mail. Allora poter posticipare l'invio, averla già pronta, non doverci pensare più e sapere che quella risposta arriverà magari il giorno dopo, due giorni dopo, la settimana successiva o nel momento giusto, magari perché dobbiamo mandare un remind di qualcosa, ti sei ricordato di fare quell'ordine, ti sei ricordato di scrivere quella cosa sulla bacheca Facebook, ti sei ricordato di pubblicare quell'altra cosa? Beh, per tutti questi casi di utilizzo, il posticipare le mail di Gmail è estremamente utile. E allora come si fa a fare questa cosa? Beh, semplicissimo. Nell'interfaccia email di Gmail, adesso abbiamo in basso, quando inviamo la nostra mail, oltre che il tasto invia, abbiamo un piccolo triangolino esattamente di fianco al tasto invia. Cliccandolo c'è al momento una sola voce di menu che è programma l'invio. Andando a cliccare su programma l'invio, ecco che vediamo, ci dà alcune possibilità. Gmail ci dice se vogliamo programmare l'invio per domani mattina alle 8, per questo pomeriggio alle 13, molto comodo almeno per spezzare in due l'invio delle mail, o per lunedì mattina alle 8, quindi oggi pomeriggio, domani mattina, lunedì mattina, quindi l'inizio della prossima settimana. Oppure ci va a prendere già l'ultimo orario custom che abbiamo programmato e infine ci permette naturalmente di scegliere una data e un'ora molto specifici. Io posso mandare la mia mail il 17 agosto alle 10:59 se per qualche motivo decido che mi serve mandarla in quel momento. Nel momento in cui ho deciso che cosa voglio fare, clicco su programma l'invio, cosa semplicissima, e a questo punto, altra ovviamente novità, sulla sinistra dove ho posta in arrivo, posticipati, inviati, tutti i messaggi, cestino, ho anche la voce in programma, quindi insieme alle bozze, insieme alle mail inviate e quant'altro, io ho anche tutte le mail programmate. Andando a cliccare sulle mail programmate, io vedo che in questo momento ho una mail programmata, che è quella che ho appena fatto come esempio per parlarvene. Cliccandoci sopra, io ho ovviamente la possibilità di annullare l'invio. Se per qualsiasi motivo cambio idea o quella mail non va più inviata, beh, basta cliccare su annulla invio e la mail non sarà più inviata all'orario che io avevo stabilito. In questo caso la mail tornerà all'interno delle bozze. Io direi che su questo ci siamo detti più che a sufficienza. Io vi aspetto sul canale Telegram per gli extra e backstage, trovate su tutto comunque nelle note dell'episodio o su officine.me. E che dirvi se non fatelo meglio, fatelo veloce, fatelo smart. A presto!